Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. In questo video andiamo a recensire il kit Bafang da 250 watt per elettrificare una mountain bike che avevo da un po' di anni e che gli ha decisamente ridato nuova vita a questa bicicletta. Il kit come al solito lo potete trovare su eBay, su Amazon, richiede un'installazione di circa un paio d'ore. Diciamo che sono molto soddisfatto perché una bicicletta che comunque era di media-bassa categoria, l'avevo pagata 300 euro all'epoca. Ci avevo fatto circa un 200 km qui nelle zone di Treviso. Ero andato, non mi aveva mai permesso di fare più di 30-40 km. Per carità, io non ho una gamba da ciclista, però con questo kit sono riuscito a fare in un weekend anche il doppio, 80 km, o comunque i 40 km riesco a starci dentro nella metà del tempo. Diciamo che 40 km li faccio in 75-80 minuti. Come primo viaggio vi farò vedere la strada che ho percorso per arrivare fino alle sorgenti del Sile. Il Sile, come molti di voi saprete già, è il fiume che percorre Treviso e è parte integrante dell'economia di questa città fin dal Medioevo. Quindi fin da un migliaio di anni fa. Ho deciso di andare alle sorgenti del Sile perché era una gita che avevo fatto quando ero ragazzino, 7-8 anni, e mi sarebbe sempre piaciuto tornarci. Il viaggio è stato particolarmente breve perché, ripeto, sono 25 km da Treviso, tutti in pista ciclabile. La pista si chiama la Greenway del Sile, è molto ben fatta, la vedrete in questo video, però appunto quello su cui volevo soffermarvi era l'eccezionalità del kit Bafang che con pochissimi soldi veramente permette di avere, di ridare vita a una bici anche un po' datata. La bici la vedete qua dietro alle mie spalle, e vi porto subito a vederla. La bici è una Torpado, marca qui di queste zone, le fanno a Venezia, San Donà di Piave se non mi sbaglio. È una bici di ottima fattura, cerchi da 29 pollici, 7 rapporti dietro, 3 rapporti davanti che sono stati rimossi ovviamente per installare il kit Bafang. Non hai freni a disco perché appunto è di fascia medio-bassa. Ad ogni modo glieli installerò probabilmente nel prossimo aggiornamento che farò di questa bicicletta. Mi ha sempre servito molto bene perché per fare 30-40 km anche senza la pedalata assistita va veramente molto bene. I 29 pollici non ti permettono assolutamente di fare nessun tipo di fatica e la bici scorre molto velocemente. Un altro punto che vorrei migliorare sono i copertoni, che vorrei prendere dei copertoni più lisci in modo tale che riesco anche a fare molto più agevolmente strada statale e consumare molto meno. Tornando nello specifico al kit Bafang, che è di nostro interesse,
Il kit si compone di una unità centrale, che la vedete qua sotto, che è il vero e proprio motore. Questa è la versione a 250 watt, ma ne esistono anche da 500 watt, 750 e 1000 watt, che tuttavia non sono legali per la guida in strada qui in Italia. La batteria invece che ho montato è un 19,6 amperora. Ottima per fare fino a 100-120 km a massima pedalata assistita, cioè livello 9, che vedremo tra breve. La bicicletta, di nuovo dei colori che avevo scelto all'epoca, che mi piacevano molto. Il video del montaggio probabilmente lo caricherò più avanti, non ne sono sicuro perché l'ho montata in più parti, soprattutto avevo il movimento centrale che aveva difficoltà a rimuoversi, quindi ho optato per un'installazione. Il movimento centrale me l'ha rimosso l'operatore che mi ha venduto la bici. Come vedete qui ci sono 9 livelli di assistenza, di nuovo con una batteria da 19,6 riesco a fare 120 km a livello 9, il che è un ottimo risultato perché questo vuol dire che si riescono a fare due belle gite da 50 km per due weekend separati senza doversi preoccupare di ricaricare la batteria. Io ho scelto uno dei display più avanzati, però ci sono anche display più semplici. Questo display mi piace perché ha appunto da un lato la visualizzazione della velocità, mentre da questo lato ha la visualizzazione della carica batterie, si può indicare in ampere o in watt. Qui potete vedere il livello di pedalata assistita, da livello 1 oppure si disabilita fino a livello 9, che è il migliore. Di nuovo a questo livello si riescono a fare con questa batteria 100-120 km senza problemi. Questa è la pulsantiera di comando, abbiamo 5 pulsanti, pedalata assistita, giù pedalata assistita, i fari, perché volendoci si può connettere anche un faro esterno che ho ordinato e monterò a breve assieme ai freni a disco, una schermata informativa e l'accensione e spegnimento del sistema. La schermata informativa ti permette di cambiare le visualizzazioni. In questo caso abbiamo il trip, ho percorso 91 km dall'ultimo reset. L'odometro, quindi chilometri totali percorsi fino ad ora, e velocità massima di questo percorso, la media, il tempo dall'ultima accensione. Premendo invece due volte il pulsante I si va nel menu di controllo in cui si hanno i settings come l'unità di misura della potenza, corrente o watt, il reset del computer di bordo, la dimensione delle ruote, la velocità massima, una possibilità di impostare una password, l'impostazione dell'orologio e informative sulla bicicletta e sulla batteria e codici di errore impostati. Di nuovo, io questo kit lo consiglio veramente a tutti, quelli che vogliono dare una vita nuova alla loro mountain bike o anche bici, magari city bike. Non consiglio magari di prendere una batteria così capiente, ci sono batterie anche più piccole che permettono di fare 50-60 km senza problemi, oppure batterie da sottosella, oppure batterie a triangolo qui
in questa parte del telaio, che sono molto meno ingombranti, in modo da non dover rimuovere il portaborraccia, che comunque risulta utile. Infatti penso che installerò un portaborraccia su questo reggisella perché è molto utile comunque avere una borraccia mentre si guida, anche se giro con lo zaino ho la borraccia con me comunque. Il kit si compone, ovviamente per installare il kit dovrete, vi faccio vedere anche dall'altro lato, dovrete rimuovere il deragliatore frontale con conseguente rimozione del cambio frontale perché la corona è unica, come potete vedere, questa è una 44 piedi pin e abbastanza buona, permette di fare un buon compromesso tra velocità e fatica. Ci sono anche quelle fino a 56 piedi, se non ricordo male. E permettono magari di fare più strada statale, però vi ricordo che di montare, di verificare la lunghezza della vostra catena, perché se voi installate una corona che è più grande rispetto a quella che avevate, dovrete anche allungare la catena. Un altro punto sulla catena è che la pedalata assistita mette molto sforzo sulla catena. Quindi dovreste, ho letto di persone che hanno spezzato la catena durante il tragitto, quindi magari può essere utile avere con sé degli attrezzi per la sostituzione della catena oppure una catena di riserva in caso dovesse succedere questo problema e siete lontano da casa. Quindi con la rimozione del deragliatore frontale, viene ovviamente la rimozione del cambio, che in questo caso viene appunto sostituito dal comando del computer di bordo. Un altro punto è che vengono installati questi freni qui, che hanno un sensore che va a connettersi con il motore, in modo tale che quando voi tirate il freno la pedalata assistita si sblocca, perché altrimenti avreste il problema che il motore continua a girare e voi state frenando, cosa questa che consuma ovviamente il motore, usura il motore prima e consuma i freni prima. Un ultimo punto è il selettore il sensore di velocità che va montato anch'esso dietro, qui che vi permette di appunto avere la velocità e i chilometri percorsi. Ovviamente dovete impostare la dimensione dei cerchi, in questo caso 29 pollici. Mi sembra di avervi detto tutto. Le future modifiche che voglio fare a questo sistema sono i freni a disco, perché al momento appunto ho tenuto il gruppo cambio con il freno sulla destra originali, inserendo questo sensore di stacco del motore in modo tale che quando si frena il sensore si disattiva e dà l'impulso al motore di non continuare a spingere, questo appunto per non usurare mentre si frena e appunto il comando delle luci, quindi penso che installerò una luce frontale in questa posizione. Una luce posteriore nel sottosella, anch'esse connesse alla batteria, in modo tale che ho tutto il sistema comandato dal computer di bordo. Il computer di bordo, questa versione qui, permette anche di installare, di avere la porta USB qua sotto,
Quindi permette di avere, di ricaricare il cellulare mentre state viaggiando, o come nel mio caso, di ricaricare la telecamera, mentre si fanno le riprese. Questo è quanto e vi posterò anche il video appunto di questi due viaggi, i primi due viaggi che ho fatto con questa bicicletta. Il primo è appunto alle sorgenti del Sile. Il viaggio è unico in realtà perché è su quella che viene chiamata la Greenway del Sile, che è una strada ciclopedonale che parte dalle sorgenti del Sile e arriva fino alla foce, cioè a Jesolo Lido. In questo primo video vi farò vedere le sorgenti. Ovviamente io non parto dalle sorgenti perché vivendo a Treviso andrò alle sorgenti. È un percorso di circa 25 km. Nella prossima puntata vi farò vedere invece la parte verso sud, cioè da Treviso fino alla foce del Sile, cioè fino a Jesolo Lido, che è anche un po' la parte più tranquilla, diciamo, da un punto di vista di pedalata, perché è la parte più larga, ci sono meno sentieri, meno acqua soprattutto, perché la zona verso le sorgenti del Sile è molto acquitrinosa, quindi si trovano sentieri e è un bosco molto, molto acquitrinoso, e con sentieri che non sempre è possibile percorrere in bicicletta, quindi ci saranno dei tratti in cui sono appunto sceso dalla bicicletta e faccio il percorso con la bicicletta a mano. Questo è quanto. In descrizione trovate il link per ordinare il kit Bafang, che consiglio assolutamente, e direi che è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Thank you.
Andavo guardando questo. Scusa se ti ho fatto. Ok.
Tomo, mano, tomo, per piacere, chiedi un attimo. No, Lisa, no, Lisa, Lisa, no, non fa più. Thank you.
posso passare? Sì, c'è mio fratello con la bici qui. Ma un secondo. Vai, vai. Porta la mano, no? Thank you.
cosa mi succede? Non fai?